Era parcheggiata proprio qui la macchina di Giovanni Vilasi, l'imprenditore edile ucciso il 15 febbraio scorso, proprio mentre usciva dal bar distante pochi passi da qui e poco dopo l'uscita della scuola che sta alle mie spalle. Un fatto di sangue commesso in pieno giorno, ma non l'ultimo. Il 29 marzo, infatti, Sebastiano Morabito, imprenditore con piccoli precedenti penali, sfugge per miracolo al proprio omicidio, nel quale si dice ci sia anche l'ombra di un cecchino. Hanno sparato anche a lui a bordo della propria auto, probabilmente da un palazzo in costruzione, dall'altro lato della strada. Una guerra, una guerriglia di 'ndrangheta che alza il tiro tra pesci piccoli che si scannano all'ombra dei pesci grossi, i clan storici del territorio, i Libri e i Rosmini. Volevo Ma qua in paese come viene vissuta la situazione? Posso dire quello che senza lei, l'ho fatta la giacca. E lei che ne pensa? Questo quartiere, il quartiere di Gallina, è solo l'epicentro di un terremoto che sta squassando tutta la città di Reggio, in un muoversi di equilibri criminali che non ha risparmiato il centro né la periferia. Il ritrovamento di un ordigno sul corso Garibaldi davanti a una paninoteca in costruzione, il tentato omicidio dell'operaio Antonino Princi, la testa di capretto recapitata al presidente del parco dell'Aspromonte, Giuseppe Bombino, l'incendio di un escavatore del presidente di Confindustria, Andrea Cuzzo Crea, quello al magazzino della sanitaria di Tiberio Bentivoglio, l'imboscata tra Calanna e San Batello ai danni di Domenico Polimeni, che doveva uccidere, oltre a lui, anche l'ex pentito Giuseppe Greco. È un elenco, parziale perché non riporta i numerosi episodi minori, di ciò che è successo a Reggio Calabria dall'inizio del 2016 ad oggi. Una città attraversata da uno sciame sismico di fatti criminali piccoli e grandi che increspano la tranquillità di una pax mafiosa lunga oltre 20 anni. Scosse di assestamento, forse, per mantenere in piedi quell'edificio di accordi e di patti e di potere che le cosche hanno saputo mettere in piedi. Oppure l'inizio di uno sconvolgimento più profondo degli equilibri criminali che governano la città. Quel che è certo è che la violenza, nonostante le visite di ministri e commissioni, non sembra volersi fermare.